Buonasera, vi saluto, saluto tutti, buonasera. Tutto bene? Avete mangiato? Pronti? Dunque, da circa 2 mesi facciamo questi corsi, io devo mettere un secondo il link. Sull'intelligenza intuitiva abbiamo avuto diversi temi e metto un secondo link perché non c'è nessuno adesso. Tutto su come ascoltare se stessi, no? Su come sviluppare la propria libertà. Spesso non sappiamo di essere più liberi di quello che pensiamo, no? Ecco, metto qui i link. Ecco. Oggi c'è un tema molto interessante, penso sia molto interessante. Buonasera, Carmen. Yuhu! Che bello! Da tutto il mondo possiamo collaborare, possiamo crescere insieme. Dunque, oggi abbiamo due temi. Uno lo facciamo adesso, trasforma le paure in potenziali. Nelson Mandela ha detto: la paura più grande che abbiamo è quella della nostra potenza, di quello che potremmo fare, di quello che è la nostra grandezza, che ognuno, ogni essere umano ha. Non è che dici, beh, Gitto, Sabine o Carmen o l'altro è bravissimo, io no. Tutti abbiamo il nostro potenziale e abbiamo una grandissima paura di far uscire il superuomo o la superdonna, come in questi fumetti, da dentro di noi. Buonasera Anna. Buonasera Anna. Però appunto se chiedo un po' dunque abbiamo due temi, uno sulle paure e il secondo tema alle 21:30, 21:45 Cinzia ancora non è ancora in viaggio, ne faremo uno sul teatro, no? Quindi per chi può anche alle 21:45 circa, 21:30, 21:45, poi lo comunico. Perché poi ve lo dico, Cinzia è anche una delle docenti di questo nostra ricerca europea sul manager dell'intuizione, sulla formazione esperienziale del manager dell'intuizione. Oh. Allora, se io chiedo a qualcuno, tu hai paura? Molti dicono no. Quindi le paure generalmente vengono nei momenti dove non pensiamo, perché le nascondiamo? Quindi, come nascondiamo i nostri talenti, le nostre competenze, così nascondiamo quello che c'è dietro ai nostri talenti, le nostre competenze, sono le paure. Le paure, naturalmente, sono scritte nel corpo, questo l'abbiamo già visto in tutti i corsi che abbiamo fatto, si possono leggere, non sono qualcosa di inventato, ma con qualsiasi strumento chiamato scientifico si riescono a leggere. Sono le paure scritte nei muscoli, nella colonna vertebrale, negli organi, sulla pelle, la paura di toccare. Come si chiama questa? Sentite bene? Ciao Adriana! La paura di sbagliare,
perché potrebbe essere giusto, grazie Carmen, perché l'esperienza che ho fatto io, poi è giusto quello che dici e poi devi continuare. Tutti dicono poi, ma guarda che Carmen è brava, sa sentire, ha fatto tante esperienze, quindi la paura, forse non la paura di sbagliare, ma la paura di aver ragione, che sia giusto quello che dici o quello che fai, perché quello che dici, che puoi dire o puoi fare dalla tua realtà, muove il mondo, muove te stessa, muove gli altri, forse scombussola il sistema familiare o la ditta nella quale lavori, forse il paese o la città o quello che vuoi. Quindi la paura non è una questione per me della psiche, ma è sempre una questione dell'essenza, del corpo. Quindi è materia. La paura è materia. Perché lo sappiamo. Se qualcuno sta sempre così, oppure, ecco, leggendo il corpo, oppure l'addome lo mette verso dietro, oppure col ginocchio lo tiene sempre un po' dietro, oppure la pancia non la esprime, non dà ossigeno all'aria, oppure tiene sempre gli occhi chiusi un po'. Cioè la paura è materia. Quindi noi possiamo, se vogliamo, con l'intelligenza intuitiva, sia fare un'anamnesi di tutte quelle volte dove abbiamo avuto paura, possiamo scrivere, ho avuto paura di questo mostro, di quest'altro, ho avuto paura di tante cose, e poi scrivetevi le paure che avete avuto anche da bambina o da bambino. E se scrivete solo le paure e non scrivete quello che avete imparato dalla paura a fianco, sono cose che dovete ancora elaborare. Quindi la tua paura di... Io ho la paura di... Una volta mi sono perso in paese, a Crispiana, a Crespiena, ero sotto casa, mi sono messo a camminare un po', non so, avevo forse 3-4 anni, 5 anni, 6 anni, non mi ricordo. E all'improvviso mi sono sentito solo, c'era la festa del paese e non c'era nessuno, non c'erano le mie sorelle, non c'erano... E quindi ho avuto questa paura, questa mi viene in mente, quindi posso scrivermela. E posso vedere se questa paura l'ho cambiata in coraggio di stare da solo, di non aver paura che non ci siano gli altri, quindi questa fiducia nel divino che mi vedranno, mi troveranno. Quindi con la nostra intelligenza intuitiva possiamo scriverci le paure che abbiamo avuto, forse che avremo, quando andrò in pensione, no? Quando il mio partner andrà in vacanza, quando mio figlio o mia figlia sarà grande, io posso scrivermi queste paure e scrivo la paura e mi guardo anche l'altro lato della paura. Tu dici, non lo sai? Io ti dico, sì, lo sai. Se ti viene la paura di parlare, sai anche cosa sapresti dire, altrimenti non ti verrebbe la paura di parlare. Se hai paura di cantare, lo perché hai una qualità così con la tua voce, con i tuoi
con le tue energie di muovere qualcosa, non lo vuoi fare o aspetti, allora queste vibrazioni ti vanno un po' contro di te, si scrivono in qualche punto del tuo corpo e quindi, dato che la stai reprimendo, sai anche che paura è. Che magari queste tue vibrazioni possono, cambiano te stesso o cambiano tutto quello che c'è intorno a te. Quindi, grazie alle paure, se ti rendi cosciente di avere una paura, come diceva Carmen, la paura di sbagliare significa che sapresti dire tante cose giuste, no? Altrimenti non avresti paura di sbagliare. Quindi la paura è uno strumento, una provocazione per farti capire che vuoi dare qualcosa e la stai frenando. Grazie a tutti quelli che mettono il link nei loro gruppi o nei loro ecco, nelle loro pagine Facebook. Grazie a tutti. Ok. Quindi cosa si fa generalmente quando si hanno tante paure, anche depressioni, paure proprio, c'è chi ha sempre, sempre paura, no? Lori, stiamo parlando delle paure, se puoi, beh, se la connessione di loro purtroppo è debole, quindi magari potremmo farla anche, se vuoi, anche solo con audio, come è un invito per tutti, no? Quindi ditemelo chi vuole essere connesso o con Facebook o con WhatsApp. WhatsApp solo audio perché il video non posso proiettarlo. Quindi, che bello, le paure, la paura, no? Quindi pensate un po', un insegnante a scuola, proviamo, appunto se la connessione è debole, che ci sono sempre interruzioni, non è il caso. Quindi in prima linea, esatto, Lori, in prima linea non ti aspettare che ti dica io il potenziale, io te lo posso dire, no? Per convincerti che se lo so io, lo saprai anche tu. Ma il lavoro che faremo, che facciamo in tutte queste giornate di ricerca europea per la formazione esperienziale del manager dell'intuizione, ti creo un campo. Questo che non posso fare adesso perché appunto questa è solo una trasmissione informativa, creo un campo dove ti dimostro che la tua paura o il potenziale che c'è dietro questa paura è possibile vivere, lo vedono tutti e se lo applichi adesso, tutti nel gruppo, nel campo di risonanza che abbiamo creato, ti ringraziano e ti fregano perché ti dicono: beh, lascia adesso la paura, parla, canta, muoviti a seconda di qual è il potenziale nascosto dietro a questa paura. Allora, Lori, cosa dici? Vuoi essere collegata, ma facciamo solo audio, così è sicuro?
Scusasse. Ah, ok, non sei in linea. Vabbè, me lo dici, eh. Va bene. Quindi abbiamo detto che la paura non è nella psiche, ma è nella materia. Perché è scritta nel corpo. Quindi, con tutti gli strumenti scientifici a disposizione, si può dimostrare che questo dolore o questo sintomo o questo è per questa paura. Abbiamo naturalmente, cioè noi abbiamo un corso anche in questo con un grande ricercatore che te tedesco che si chiama Rainer Franke, vediamo se ve lo posso far vedere, e lui applica alle paure quando si batte un po' su questi punti del corpo, è una tecnica MT, si chiama in diversi modi, una tecnica molto conosciuta che viene utilizzata naturalmente, è ufficiale dappertutto e quindi per chi ha paura di volare, di andare in aereo, arriva lo specialista Rainer Franke, ti dice una frase, come si dice, picchietta su dei punti, ti ricollega i centri di comunicazione dei meridiani eccetera eccetera come nella copertura o nell'acupressura e la paura sparisce per sempre. Quindi gente che ha paure immense, tante paure, con questa tecnica le hanno levate. Ma io appunto il mio lavoro con l'intelligenza intuitiva è quello di dire, cioè di quello di sviluppare l'aspetto che se tu vuoi ce la fai anche da solo. Ma naturalmente è bello l'aiuto di specialisti perché ti spiegano, ti creano il campo, è un po' il lusso. Però assolutamente non dire mai io non so, io non posso perché ti stai fregando. Quindi il problema che creiamo noi per paure avute per tanto tempo, non coscienti, l'abbiamo creato noi, quindi sappiamo anche quali sono i potenziali, teoreticamente. Quindi se qualcuno dice io non ho paura, bene, allora significa che non hai qualche potenziale adesso che vuole emergere, oppure che stai nascondendo le tue paure. Quindi per chi vuole crescere, ti dico, te lo dico io, o te lo dice Lori, o qualcun altro. O Adriana, quali sono le tue paure? Dove sono scritte? Perché sono scritte? Quando ti è venuta sta paura? Perché hai preso la decisione di tenerti indietro? Quindi, se passa il tram, tu hai paura di prendere il tram e il tram parte senza di te. Ne arriva un altro, hai paura, riparte. Ne arriva un altro, riparte. E così per 20 anni, 50 anni, 70 anni. Quindi la paura va via nel momento in cui, beh, sali sul tram. Quindi la paura di perdere il tram si risolve sempre salendo sul tram. Giusto? Ecco. Carmen dice, beh, allora vi racconterò la mia esperienza, così la mia paura si trasformerà in potenziali. Bene. Buonasera Paolo, siamo in siamo qui a Facebook.
Ah, devo scrivere anche a quelli che sono a Skype, a Manula. Scusate, ma io devo fare qui tutto il lavoro. Ehi, Buonasera. vuoi col video o con l'audio? Con l'audio meglio. Ok, allora chiudi il video così l'audio sarà più chiaro, ma per il momento ti si vede anche bene, va bene. Vabbè, no, Ok. non so, in ottima performance. Ok, va bene. Ti saluto, ti salutiamo. Buonasera, buonasera a tutte, a tutti. Ok, allora, hai sentito un po' l'ore del tema? Sì, come no, mi riguarda proprio, no? Ci riguarda sempre, è sempre, penso che l'evoluzione di noi, diciamo, del genere umano sia sempre quella di mettersi in discussione e quindi le paure vanno sempre affrontate, attraversate, proprio perché invece di essere poi considerate delle nemiche, possono essere considerate delle alleate, così come la sofferenza alle volte, no? Anche se poi non è facile, Assolutamente no. Beh, avere paura e quindi paura poi, la paura, quello che poi può scatenare a livello emozionale, no? Quindi la sofferenza, la tensione, l'aspettativa, eccetera, eccetera, eccetera. Però se non vanno affrontate, diventano, le concretizziamo, diventano delle realtà che. C'è la paura, diciamo, che può essere traumatizzante, la paura invece che può aiutarti a fare quel salto quantico di cui ogni tanto abbiamo parlato. E quindi questo sta a noi, no? Decidere di attraversarla, appunto di affrontarla e quindi crescere ed evolvere grazie ad essa, oppure considerare una nemica e piegarsi sotto a essa. Come ti è sembrato l'esempio del tram? L'hai sentito? Assolutamente sì. Sì, è perfetto perché penso che chiunque di noi, avendo l'esperienza per esempio molto normale, diciamo, di automobilista, sappiamo che quando a chi è capitato che ha avuto un incidente con la macchina, se non ti metti subito alla guida, inizi a avere problemi proprio di panico, non riesci più a guidare, non riesci più a essere te stesso. Se invece subito dopo l'incidente, appena puoi, ti rimetti in macchina, rimetti la prima, anche con la paura, con, no, l'adrenalina, con quella cosa è, riesci a rimetterti in moto, diciamo. Se invece rimandi questa cosa, più la rimandi e più diventerà grande, più rafforzerai in realtà quella paura che ti porta a bloccarti, non a sfidarti nel senso buono però, perché ad evolverti in un certo qual senso. Quindi praticamente la paura se ne va subito quando si fa quello che con la paura si sta impedendo. Assolutamente, proprio l'altro giorno spiegavo questa cosa a mio figlio dicendo: Mamma, perché le paure vanno affrontate? Perché tu non mi puoi aiutare? Gli dico: Se io quando tu volevi saltare, diciamo, da una montagnetta di terra ti spingevo, ti manipolavo. Uno, se ti accompagnavo con la mano, non ti imparavo, non ti insegnavo a saltare. Il fatto che tu l'abbia fatto. Ti sei sentito grande, ti sei sentito che hai affrontato una cosa che poi non era in realtà così pericolosa come tu pensavi. Però laddove io ti avessi spinto, no, per aiutarti a saltare, ti avrei manipolato. Quella significa manipolazione, non significa aiuto. Tu devi saltare, tu, perché devi capire come atterrare, come poter fare, anche farti male. La prossima volta saprai saltare meglio e sicuramente avrai meno paura di farlo. E questa non è una cosa che non ti può dare nessuno se tu non in primis non fai questa cosa.
Giusto, quindi hai portato proprio l'esempio giusto ed è così. Naturalmente ci sono paure proprio di quelle, non so, dove c'è un po' più di lavoro da fare, Assolutamente, se cioè. vogliamo andare un po' più sul trascendentale, come mi stai, no? Attirando, e lo so, no? Ti conosco. E le paure più grandi è quella, secondo me, allora, la paura più grande è quella di prendersi cura di se stessi. Penso che sia una grande difficoltà che noi abbiamo a prendersi cura di noi stessi e quindi poi a riconoscere il nostro potenziale e metterlo in auge, perché una volta che tu hai riconosciuto te stesso, sei preso cura di te stesso, a quel punto diventi responsabile di te stesso, non puoi più delegare, incolpare gli altri, e in qual modo ti metti sul piedistallo, in opera, dici non mi posso nascondere più, ma mi tocca lavorare, no? C'è anche quell'altra parte della medaglia. Ed è una scelta difficile, molto difficile, perché una volta che metti in mostra la tua maestranza, il tuo potenziale, come stiamo dicendo stasera, la parola che stiamo utilizzando, no? Cioè che tu ne sei consapevole, beh, come fai poi a tirarti indietro? Poi non puoi più tornare indietro, è un punto di non ritorno, perché se sai di essere capace di fare quel qualcosa, e quel qualcosa, se è un dono, lo devi mettere a frutto di chiunque. E questo non deve essere poi nemmeno dettato dal giudizio, dal pregiudizio, cioè lo devi mettere a disposizione dell'umanità, del genere umano, della terra, di quello che ognuno di noi insomma vive, no? Delle energie. E non è una scelta facile perché non puoi più tornare indietro, insomma, no? Cioè una volta che sei laureato e ti hanno dato l'abilitazione per fare il maestro, che fai? Cioè tutto, no? Come si dice, in regola, a quel punto devi operare, insomma, no? Perfetto, sì, grazie, saluto Silvia, quelli che stanno mandando i cuoricini anche, Luisella, Paolo, Antonio e Sì, ho tutti mandato quelli che ancora non cuori, sì. vedo. Ho fatto quel lavoro che mi hai chiesto tu, l'ho fatto a livello personale, di messaggio, perché magari sui gruppi c'è chi legge e c'è chi non legge, quindi ho invitato personalmente gli amici che penso potessero essere interessati, insomma. Ok, Buonasera. buonasera. Bene, per quelli che sono venuti adesso stiamo parlando delle paure che sono potenziali e che quindi ci sono paure grandi. Io per esempio sono delle cose che si possono. La paura, Carmen dice anche paura di nuotare, o la paura di tuffarti, no? E beh, la paura di tuffarti se ne va se ti tuffi, no? Naturalmente bisogna stare attenti. È una decisione. Perché abbiamo spesso paura di sbagliare, no? Quindi se noi invece sviluppiamo la nostra intelligenza intuitiva tutti i giorni, facciamo, ascoltiamo noi stessi, cerchiamo di capire qual è, cosa mi dice la mente, cosa mi dice l'intuizione, no? Qual è il pensiero, qual è la realtà? Sto parlando con chi? Quindi questo lo sviluppiamo, lo ascoltiamo, poi se facciamo quello di cui abbiamo paura va sempre bene, no? Quindi non è sempre facile, però è qualcosa che dobbiamo occuparci perché una paura registrata nel corpo porta poi a malattie, a mal di testa, a mal di spalle, a disformazioni della colonna vertebrale. La colonna vertebrale ha tantissimo da fare con le paure, no? Comunque, un esempio di una paura un po' più lunga. Mi venne una volta un sindacalista che mi disse: Git, tu sai quali sono i potenziali? E io dissi: sì, ma io ho un potenziale, no? E dice, io vedo sempre a casa mia l'ombra di mia suocera, che non era più in vita, no? Queste sono naturalmente cose che possono far spaventare,
E disse, e beh sì, ci lavoriamo. E disse, no, Git, per favore, mi puoi levare questa competenza? Perché non la voglio vedere più. E disse, eh sì, prima la devi sviluppare, la devi accettare, cosa che fece, fece l'iniziazione, fece due o tre corsi, quindi imparò a guardare, capire, sentire. Le anime, le essenze, il DNA con le informazioni biogenetiche solo a livello di ombre di DNA, che sono poi le anime che non sono più nel corpo, e poi quando avrai accettato questo tuo talento e l'avrai applicato, poi potrai decidere di levarlo. Così fece e così successe, no? Assolutamente sì, prima di tutto bisogna appunto fare questo processo che è inevitabile dell'accettazione e poi eventualmente puoi trasformare, elaborare a seconda di qualche necessità, però non puoi rifiutare l'informazione o l'apparizione a priori, devi prima comprendere il perché di questo, se è arrivata è perché tu probabilmente non solo ne hai bisogno, ma l'hai anche chiesta, inconsciamente lo si fa. Molto inconsciamente. Appunto, quindi il lavoro che facciamo non c'è da aver paura, perché noi facciamo un lavoro simile con i dolori, no? Quindi in una prassi di fisioterapia, un'amica carissima disse, vieni Git, così abbiamo fatto diversi interventi e poi abbiamo detto, beh, facciamo un fine settimana, venerdì, sabato e domenica, e mi fai venire tutti i pazienti che hanno dolori, no? Così fece. Quindi in questo fine settimana, proprio creando l'atmosfera dove il primo dolore lo trasformammo in potenziale, in talento, la persona disse, mamma mia quanto sono bravo, posso continuare ad avere il dolore oppure posso esprimere il mio talento senza paura e senza... Poi la seconda, la terza, e poi si creò così un po' un'atmosfera di entusiasmo perché non guardavamo più al dolore, ma guardavamo ai potenziali. Quindi diventò come un'orgia di potenziali, di contentezza, di tutti si sentivano più grandi, più presenti, di avere capacità, di poter applicare queste capacità innate. E quindi quando lavoriamo con le paure o con i dolori o con altri sintomi, il lavoro che facciamo, qui stiamo dando informazioni, normalmente lavoriamo a livello esperienziale, ti facciamo fare subito l'esperienza di. Quindi poi si dimentica a un certo punto la paura o i dolori perché si vive in questa atmosfera di ma guarda cosa... Com'è bravo quello, hai visto cosa sa fare quella? Cioè si entra in una così è tutto bello, è tutto. In una consapevolezza di quello che è possibile, no? Esatto, non c'è dolore, cioè non c'è, non è problematico, non è difficile, è sempre c'è sempre un entusiasmo di essere creatrici e creatori di se stessi, dei processi che ci sono nel proprio corpo. Eccetera, eccetera, no? Assolutamente. Quindi creiamo dalle paure un'orgia di competenze, eccetera, eccetera. A me la sciatica mi accompagna continuamente, dice Carmen. Appunto, la spina dorsale è molto importante e generalmente è collegata anche con gli antenati, no? Gli antenati sono molto importanti, quindi ci danno impulsi di far pace con, di ricreare un contatto col bisnonno, perché il bisnonno è dentro di te. Quindi ricevi informazioni precise che anche se non hai conosciuto il tuo bisnonno, è scritto qui, in questo punto della tua colonna vertebrale. E ti dice continuamente, ascoltami, sentimi, trasformami,
accetta la mia eredità. Appunto, perdonami, si parla del patrimonio genetico a livello cellulare, a livello no, di DNA, eccetera, e questo nessuno lo può confutare. Altresì, appunto, abbiamo un patrimonio e di caratteri psicosomatici, cioè assomigliamo ai nostri avi per forza di cose, trascendentalmente, anche a livello di caratteristiche fisiche, proprio di carattere, no? Che dici no, assomiglia a tuo nonno e quant'altro. E quindi sicuramente qualsiasi esperienza, qualsiasi cosa loro abbiano vissuto o non vissuto, è tenuto magari o in riserva o in di più, noi come appunto loro ereditari possiamo poi portare questa cosa a compimento e trasformarla in un nostro eventuale potenziale, sempre come potenziali, diciamo, non col discorso che stavamo improntando all'inizio. Esatto, perfetto. Bene, quindi quindi la sciatica che diceva Carmen, perché allora invitiamo tutti a fare domande in diretta qualora ce ne siano, qualsiasi esse siano, ponderate bene la domanda, come diciamo sempre, perché nella domanda fatta bene c'è già la risposta intrinseca. È un blocco, Carmen, è un problema in cui tu hai difficoltà ad essere ancorata. Hai difficoltà, come voglio dire, magari tantissimi di noi, no? Non è che sono una tua, però in questo caso specifico, ad ancorarti a terra, a mettere la radice, no? Come fa l'albero. Perché una volta che tu ti piazzi e ti piazzi bene, no? Proprio a livello di postura, a livello di determinazione, a livello di decisione, non ti farà più male la sciatica, ti fa male perché dai il peso tutto ad una parte, dai probabilmente il peso tutto ad una tua situazione particolare, non entriamo nel merito, non entriamo nel dettaglio. A quello che è successo e non a quello che può succedere. Comunque qui stiamo entrando nel campo dei dolori, quindi della matrice del codice genetico familiare, restiamo un po' sulle paure perché questo è oggi il tema, no? Sì, sì. Appunto, la paura di Carmen può essere espressa, quindi il dolore della sciatica, noi identifichiamo il dolore trattandolo proprio in maniera verbale diversamente, in impulso, l'impulso che ti dà la sciatica e prova Carmen a distribuire meglio il peso delle tue decisioni, delle tue problematiche. Se tu riesci a distribuirle meglio, quindi a non dare troppo peso a una situazione, ma a distribuirla meglio, il tuo dolore della sciatica, il tuo impulso della sciatica, quello che ti sta dando è smista meglio, bilancia meglio, no? Se noi mettiamo tutto, una bilancia, no? Se noi mettiamo tutto su un piatto, ovvio che va giù, rischia anche di rompersi. Se invece riusciamo a mediare bene, la bilancia andrà in equilibrio, che è, voglio dire, un'arte facile a dirsi, difficile a farsi, ovviamente, no? Grazie. Silvia scrive, bellissimo, è un tema abbastanza importante, quindi impariamo un po'. La paura delle malattie. Io le somatizzo tutte, non distingo più i sintomi veri da quelli dettati dalla paura. No? E quindi è un tema molto delicato, la paura delle malattie, perché se diciamo che ogni malattia è un potenziale che stiamo impedendo, se abbiamo paure di malattie ce le facciamo venire perché vogliamo i potenziali. Ma dato che la nostra cultura, quando ti viene una paura, te la vogliono levare subito o la vogliono nascondere o mettere sotto il tappeto o sotto il tavolo, quindi non sanno come trasformare, non c'è una scienza della salute, quindi la paura delle malattie
è la paura di tanti potenziali che si possono avere, ma nell'atmosfera che noi creiamo, anche nelle nostre formazioni o consulenze, ti facciamo lavorare con la paura di una malattia e ti facciamo lavorare per il potenziale che c'è dietro a questa paura. Poi te ne facciamo lavorare con un'altra, quindi facciamo un esempio, prima, con un'altra. Dopo che abbiamo lavorato con due paure, ti freni un po' perché dici ogni paura che mi faccio venire è lavoro, è trasformazione. Quindi sarai tu stessa poi a regolare, come mi è successo appunto in questo corso dei dolori, in questo studio di fisioterapia. Alla fine, la domenica, c'è qualcun altro che ancora ha un dolore, così ci lavoriamo. No, 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 Il assolutamente, va silenzio. tutto bene, non ti preoccupare, Git. I dolori o li nascondo se non voglio o spariscono perché Quando capiscono bene il meccanismo, a un certo punto non ci sono più dolori, non ci sono più impulsi, nessuno più, no? Si mette, no? In discussione, diciamo, non, e va tutto bene piuttosto di. quindi le paure spesso ce le vogliamo tenere perché ci ricordano al potenziale. Quindi la paura di una malattia, volevo fare un esempio un po' per vedere, se ti viene a te, Lori, dillo tu, ti vogliono Eh vedere sì, col video, capita. ma ormai andiamo avanti così, eh. La paura di una malattia, un esempio, la paura di quello che hanno molti, per esempio il cancro la mammografia, no? Fanno tanti, no? Sì, pap test ce ne sono tanti, E no? ci Per esempio, sono, io non l'ho fatta ancora, non so perché, ma vabbè. nemmeno io. Evito a prescindere. No, c'è un bravissimo mio amico medico che quando gli chiedevo di fare degli esami, anche se non avevo niente, diceva, vabbè, perché c'è qualche problema, qualche sintomo? No, dice, allora perché te li devi andare a fare? Perché ti devi creare il problema, no? Quasi. E la paura del cancro, sì, che è la malattia forse più diffusa, se vuoi, anche se no, ce ne sono tantissime, per esempio le malattie cardiovascolari, del cuore, forse sono le prime addirittura a livello mondiale. Non sapendo consciamente che tantissime volte noi nella vita abbiamo questo tipo di problematica, questo impulso, e che il più delle volte riusciamo a risolvere da solo, da soli. Allora, è certamente inconfutabile che noi siamo capaci di ammalarci, quindi laddove assolutamente siamo capaci di ammalarci, siamo capaci di guarirci. Questo è molto più difficile perché in realtà non viene spiegato o non si sa davvero nemmeno come spiegarlo, come è potenzialmente possibile questo, però lo è. Cioè, se sappiamo farci male, sappiamo anche farci bene. Ora, quindi nel cancro addirittura ci sono delle autopsie fatte su dei corpi dei contadini dove si è visto che più volte avevano avuto dei tumori che però da soli avevano guariti, no? Quindi non erano dei miracoli, erano delle situazioni che noi innescavamo a livello animico e che poi riuscivamo a superare. Lo facciamo tante volte nella vita. Io penso che mediamente possiamo avere un cancro 7-8 volte forse nella vita, se non di più. E riuscire a superarlo, quindi non è l'analisi in se stessa a livello medico, che per carità ha la sua valenza, ci mancherebbe altro, noi non mettiamo mai da parte la cosa medica, però laddove c'è la problematica medica bisogna vedere che cosa ha scatenato, può essere un'emozione repressa, può essere, come abbiamo detto, una discendenza di DNA, un non vissuto di un nostro antenato che ha trattenuto qualcosa, ci sono molteplici aspetti che noi dobbiamo mettere insieme, dobbiamo mettere in auge, dobbiamo portare alla consapevolezza. A questo punto la cura si può fare a tutto tondo, però se curiamo il sintomo e non curiamo quello che l'ha generato, il sintomo da una parte se ne va a un'altra. Sì, ma comunque c'è però questo aspetto che
appunto, nel nostro corpo ci sono tutti i germi a livello di potenziale che ci sono nell'universo, no? Ci sono tutte le malattie, perché a livello di biogenetica quello che è scritto in Nuova Zelanda è scritto anche qui. Quindi potremmo generare, volendo, tantissime malattie pensando di ammalarci, no? Quindi ci prestiamo anche una malattia da qualcun altro con la paura di ammalarsi, perché quindi è possibile questo, no? Quindi il fatto di, perché volevo appunto tornare sulla domanda, che noi possiamo prenderci malattie che non ci sarebbero mai venute, perché abbiamo attivato nei nostri sistemi biogenetici un'informazione di dire io voglio questo potenziale, quindi voglio anche questa malattia. Eh sì, l'informazione che mi arriva è proprio questa, Silvia. Se, riferendo, era di Silvia la domanda, giusto? Sì. La, diciamo, la possibilità che tu ti dai ogni volta che senti una malattia di prendere questa malattia è un potenziale non espresso, cioè tu saresti capace, sei capace di risolvere, no? Di portare in auge qualsiasi impulso possa derivare dalla malattia. Quindi non solo guarire, ma trasformare e tirarne fuori un potenziale. Quindi sei una grande maestranza. Quindi però ci sono appunto, io mi farei qualcosa, dopo ci verrà faremo la Cinzia Clemente, no? E questo col teatro, per esempio, recitando un po' tutte queste paure, entrando nei ruoli, rendendole coscienti, forse è una capacità anche di fare teatro, di recitare, di essere attrice, eccetera, eccetera. Comunque, poi nei particolari tutto questo lo possiamo vedere, ma ci hai dato un tema che ci servirebbe una settimana per elaborarlo, anche per vederlo un po' nei particolari. Io devo, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo, bellissimo esempio, grazie, mamma mia, sto perdendo il conto di tutto quello che Aspetta, hanno. c'è Tonia Losco Aspetta, aspetta, che... prima c'è, bellissimo esempio, grazie, ciao Salvatrice Cresciona, Censo, Vincenzo, ciao, sono appena arrivato, paura, paura anche molto bella, possibilità di crescita, quindi l'ha detto subito non avendo sentito, grazie, una grossa deficienza, la mancanza di conoscenza di se stessi, grumi di negatività che ci blocca a non analizzarsi e superarsi. Tonia, buonasera, ciao Tonia. Tonia, volevo sottolineare che è un'amica che crea parecchi eventi proprio veramente particolari, un'innovatrice di eventi sui punti luce, sulle particolarità, quindi mi farebbe piacere dargli un attimo, no? Perché mi sa che aveva fatto una domanda. Vorrebbe puntualizzare. Cosa vorresti puntualizzare, Tonia? Benvenuta prima di Beh, prima tutto. mandiamo un po' di cuoricini a Tonia, per favore, no? Per salutarla, Grazie. no? Vediamo chi è sveglio, chi reagisce velocemente. Dei Vai, vai. cuoricini a Tonia, per favore. Eccoli, eccoli. Wow, yuhu! Festeggiamo tutti. Ok, prego. Prego, Tonia, puoi scrivere in diretta, sei in diretta. Poi laddove Allora. avessi Skype possiamo fare un collegamento un'altra volta, come diceva Gitta all'inizio, e un intervento con una bella intervista, giusto? Magari Tonia, ti intervistiamo, sì, così ci dai la tua saggezza. Vorrei puntualizzare alcune cose, distinguere le emozioni e la malattia, che è una patologia. Per salvare. Ok. Quindi le emozioni, distinguere le emozioni e la malattia. Ok. Che poi le ritiene una patologia, no? Che
che sfocia in una patologia, la patologia sfocia nel momento in cui non c'è l'ascolto di tutte queste avvisaglie primarie, diciamo, no? Sì, entrando adesso nel campo dei dolori, slittiamo sempre un po' nei dolori, nelle malattie. Comunque il tema più sono le paure, perché è un tema di cui si parla poco, della paura, no? Se si va in una scuola, se uno è insegnante e avrebbe la capacità di fare un'anamnesi delle paure che tutti i bambini e le bambine portano, trasforma questo in le porta sul campo delle emozioni, li trasforma in arte, in teatro, in gioco, cioè dopo aver capito da a questo asilo, a questa scuola, a questa ditta, dà la propria intelligenza e trasforma tutte queste paure, fa risparmiare miliardi e miliardi poi di malattie, di spese, eccetera, eccetera, no? Eh sì, perché il tema, diciamo, stasera, quando uno pensa purtroppo alle paure, il più della volta ti viene appunto la paura della malattia. Possiamo fare anche un'altra trasmissione riguardante a questo. Quello di stasera è la paura proprio di riconoscere se stessi e di mettere in auge il proprio potenziale. Perché se ognuno di noi davvero scoprisse il proprio talento e fluisse per questo, lo mettesse in opera per questo, potremmo vivere in un'armonia molto, molto reale e concreta rispetto a quello che in realtà viviamo, proprio perché non riconosciamo noi stessi e quindi non sappiamo, siamo come delle mine vaganti, insomma, no? Se invece ognuno sa il ruolo che deve fare, sa il talento, la missione per cui, no, è venuto, diciamo, a fare questo percorso, e allora sarebbe diverso. Questo, diciamo, è più o meno, Tonia, per te che non hai seguito dall'inizio, diciamo, più che una paura delle malattie, che poi è ovvio che la paura repressa, le emozioni represse possono e scaturiscono sicuramente in malattie. Diciamo, l'argomentazione primaria di questa sera è come il non riconoscere se stessi cosa fa? Non ci fa essere responsabili di noi stessi e relegare agli altri le colpe delle nostre disfatte o delle cose non fatte. Questo è quanto ho detto proprio. Sì. No, comunque c'è anche un aspetto, che ci sono milioni di persone che vogliono un aiuto, bambini per malattie, per questo, per quest'altro, e portano le loro paure. L'unico aiuto, quando si parla di paure, si dà nel campo della psiche. Per me invece bisogna dare, a livello di intelligenza intuitiva, le informazioni precise, no? Su quali sono i potenziali che sto reprimendo con queste paure, e di creare uno spazio dove possono viverle. In una scuola feci un progetto, perché 20 anni fa lavoravo anche per il successo scolastico dei bambini italiani in Germania. C'era un progetto, c'era un bambino turco che aveva paura, non voleva, no? Aveva paura di questa sua violenza, no? Interna, che aveva vissuto. Allora gli dissi: dai, facciamo il teatro, adesso tu ti metti con la pistola e quando passa qualcuno spari. Cioè, di per sé queste cose non si fanno, perché però si è così spaventato un po', l'ho fatto confrontare a questa sua violenza senza che abbia fatto mai male a nessuno, e questo ruolo che gli ho dato gli ha rispecchiato che la sua paura di far male agli altri è infondata, ma che giocando a questa e questa e questa possibilità, e che quindi in tutti questi campi dare le informazioni precise a tanta gente che vive nelle paure da decenni o da anni, che ci sono gli specialisti che sanno dare risposte, sanno accompagnare, per, no? Leggo un po', mamma mia quante. Vincenzo, il lavoro della malattia è, come ho detto, un potenziale da scoprire.
La verità è verità intrinseca dentro di noi che non conosciamo, scoprire significa superarle. Ah no, questo l'avevo già letto. C'è una correlazione, sono d'accordo. Cioè, Tonia, qualsiasi patologia di qualsiasi natura, minimizzarsi, riflessi su di esse, dirsi con umiltà che tutto può succedere come tutto può risolversi con l'aiuto della positività al di là di noi stessi, va benissimo, Cenzo, Vincenzo. Va a capire se si è malati, il tempo è fondamentale per la guarigione, si parla di non fare test, Loris ha scritto, e te lo puoi dire, Sì, vabbè, siccome stavi parlando tu non ho capito, volevo. si possono, devono fare dei test, ma non possono essere solo fisici, quelli emozionali e spirituali, come con chi appunto, io non distinguo l'aspetto spirituale o psichico, per me tutto è materia, no? Perché? Lo dico così perché è mia esperienza. Quindi se ho una paura, e questa è reale, è scritta in una parte del muscolo, in un organo, nei capelli, in un ginocchio, negli occhi, nella gola, sulla spina dorsale, in ogni caso. Quindi le paure sono sempre reali. E sono sempre scritte non solo sui nostri organi, ma anche sui codici genetici. Quindi, se qualcuno dice ti stai immaginando questa paura, o è solo psiche, io dico guardateci meglio, guardate nel corpo, fate un'anamnesi, ci sono tanti strumenti specialistici, io non ho bisogno perché. Noi sappiamo leggere tutto, quindi quando do l'informazione la persona è contenta, no? Per esempio, anche quando facemmo quel corso in quell'associazione per Skype al sorriso, no? C'era Sì. quell'amico che disse ha un ginocchio, un dolore, che aveva paura di mettersi per conto proprio perché il fratello. C'è un po' di rumore qui. Lori, c'è un po' di No, sei rimbombo. solo tu, no, non solo io, mi dispiace, sono in silenzio assoluto, punto zero. No, è rimbombo. Ah. E no, io da solo non è possibile. Susi? No, no, si sente che io, vabbè, ok. Vabbè, quindi tutto è possibile leggere, è tutto per me. La distinzione tra lo spirito e il corpo, per chi è nel corpo, non la faccio io. Perché Sì. poi si corre il rischio di essere solo spirituale e quindi non si è reale. No, lo spirito è materia e io sono materialista e spirito sempre connesso. Non sono separabili, non sono divisibili. No? Per me questo è importante perché danno a molte malattie, a molti sintomi, a molte paure, così l'informazione che è della psiche, che quindi, vabbè, c'è una Sì, ranocchia. deve essere tutto fatto in correlazione, no? Se tu fai un pap test o una mammografia, quello che sta dicendo Tonia, no? La TAC, l'ecografia, ok, ma non puoi fermarti solo alla fisicità dell'accaduto, perché quello è l'impulso finale, È no? chiaro, no, ma ci vogliono specialisti, cioè con il TAC se uno ha una tensione ai muscoli o gli viene il mal di testa, lì non si legge la paura ma si leggono altre cose, cioè ci vogliono specialisti, no? Certo, appunto come dice Cenzo che ha appena scritto, Tonia, ho la pancreatite necrotica autodistruttiva, sono 11 anni che ce l'ho, mi avevano dato 2 giorni di vita, ho fatto come ho detto sopra 5 giorni fa, eccetera, eccetera, e ne è venuto fuori, no? Rispetto a quello, la diagnostica, diciamo la diagnosi che l'avevano fatto i dottori, perché comunque ha fatto tutto un altro lavoro. Non solo, una cosa non esclude l'altra, come dice Getto, non è che il corpo, devi curare il corpo e l'emozione no, la fisicità no, la spiritualità no, no, tutto insieme, perché è tutto insieme, è un tutt'uno. Dobbiamo levarci questa,
questa illusionaria considerazione di essere separati, che siamo separati proprio da nulla, proprio da nulla, è una falsa considerazione. Bene, l'ora è passata, è da un'ora che siamo in diretta, adesso tra, penso, tra Cinzia Clemente, artista, direttrice di corsi di teatro, voleva fare anche un intervento perché dirigerà anche dei corsi, tra circa un 15 minuti verrà, ha detto che arriva un po' più tardi, e quindi adesso faccio i miei 15 minuti di pausa e vi prego poi di essere con Cinzia, di aiutarci a creare anche il teatro, l'arte, le emozioni, come diceva Tonia, come strumento per autoaiutarsi, per crescere, per diventare liberi, per sviluppare i propri potenziali. E quindi poi metto appunto il link, appunto abbiamo questa ricerca europea, formazione ricerca europea, dove vi invito a partecipare, dove sapremo un giorno al mese insieme, si lavorerà direttamente, non parleremo soltanto, ma è tutto a livello esperienziale, e vi chiedo di guardarvelo e di partecipare, sarà tedesco, italiano, spagnolo, tedesco, eccetera. E vi prego di pubblicizzare questa formazione perché ci darà a tutti nuove possibilità con l'intuizione, con le emozioni, con quello che è vivo, di poterci lavorare. Quindi tra circa 15 minuti vi prego, chi vuole, di tornare col teatro, una cosa bellissima, anch'io ho fatto regista teatrale e mi diverto. Lori, tu ci sei? Sì, sì, io ci sono e volevo portare i saluti di Tonia che è dovuta andare via e voleva salutare tutti perché è andata via così. Dire anche a Silvia, a Carmen, potete seguirci fra un po' perché saremo di nuovo in diretta con Cinzia, quindi se ce la fate a stare svegli un altro po', noi vi aspettiamo, va bene? Va bene, quindi tra circa 15 minuti, appena Cinzia arriva con la macchina velocemente a casa, lì poi la vedremo anche, trasmetterò tramite Skype. A più tardi. Questo video sempre sul nostro sito, sull'Istituto Mondiale Intelligenza Intuitiva, come tutti gli altri video, ce ne sono davvero tantissimi, su tantissime argomentazioni, potete sempre guardarli comunque, anche se non fate in tempo per la diretta. Ok? Grazie, a dopo. Ok, grazie, ciao ciao. Baci baci, cuoricini. Vabbè. A dopo.